Quando si tratta di trovare giochini indie veramente strani e bizzarri, ne ho trovato uno che rappresenta in un certo senso quello che volevamo noi da bambini. Si chiama West of Loathing. Volete sapere qual è la storia? Beh, non è semplice da capire, ma è più o meno questa. Siamo un piccolo protagonista, senza forma e niente. Dobbiamo semplicemente andare alla conquista del West. Tutto qui. Veniamo alla grafica. Allora, se vi dicessi che questo qui è un gioco, non ci credereste, perché quello che vedete è tutto disegnato come farebbe un bambino piccolo. Vi ricordate quando per disegnare una persona facevamo un cerchio, una linea per fare il corpo, le braccia e le gambe? Ebbene, è così. Tutti i personaggi hanno aggiunto solo qualcosina qua e là per farli distinguere. Poi le ambientazioni molto semplificate nel design, è proprio come farebbe un bambino. Animazioni pochissime, ma non più che bene. E niente. Diciamo che graficamente il gioco è un vero e proprio omaggio alla nostra infanzia. Sonoro, abbiamo effetti sonori che ce ne sono abbastanza. Poi abbiamo anche addirittura musiche di sottofondo che compaiono solo quando servono. E devo dire la verità, non sono nient'altro che brani molto western country. Sulla giocabilità invece, Western of Loathing, cos'è? Una sorta di gioco d'avventura. Noi guidiamo il nostro protagonista che parte da casa sua e deve semplicemente andare in una cittadina chiamata Snake Collier e niente, semplicemente risolvere enigmi, risolvere quest, diventare il più veloce pistolero del West. Ma come? Risolvendo incarichi, aiutando la gente. Cos'è, un po' tipo Zelda? No, perché dal modo in cui è strutturata il gioco è così. Praticamente entriamo in tutti gli edifici che ci capiteranno. E dobbiamo ovviamente risolvere gli enigmi, come raccogliere chiavi, aiutare persone, fare tutt'altro, insomma, si vive una vita western a modo nostro qui. Insomma, se volete recuperarlo ve lo consiglio, non richiede neanche molta potenza pur di funzionare. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi!